Come fare ear training? Andiamo a vedere in questo video, ma prima sigla. Oggi cercherò di consigliarvi un modo, una metodologia per cercare di allenare l'orecchio. Per cominciare potremmo partire dalle scale maggiori, minori, naturali, pentatoniche minori, eoliche, scale di settima, misolidie e blues minori. Ovviamente dobbiamo sapere queste scale su tutta la tastiera della chitarra a menadito. Io consiglio due posizioni per corda secondo il metodo di Gianni Cataleta, prontuario propedeutico per lo studio dell'armonia, che tratta molto bene l'argomento. Successivamente andremo a intonare, cantare gli accordi maggiori, minori, settimo e delle progressioni di accordi. Ovviamente anche questi accordi e queste progressioni di accordi dobbiamo sapere bene su tutta la tastiera della chitarra prima di intonarle con la voce. Per questo discorso ci sono i miei metodi che ho scritto. Per quanto riguarda le scale, andiamo a intonare una scala che va bene per la nostra voce e cerchiamo di intonare tutte le note. Partiamo dalla scala di Sol maggiore. Questa è una tonalità, una scala che va bene per la mia voce e vado a intonare tutte le note. Da, da. Tutte le note grado per grado della scala di Sol maggiore. Faccio questo esercizio tutti i giorni, 10 volte al giorno, per una settimana. La stessa cosa la faccio con la scala minore naturale. Da, 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 da. Fermato sui gradi che sono diversi rispetto alla scala maggiore, come la terza minore, la sesta minore, la settima minore. Vado a fare questo lavoro tutti i giorni, 10 volte al giorno, ogni giorno per una settimana. Stessa cosa faccio sulla scala pentatonica minore, eolica. Stesso discorso faccio per la scala blues minore tutti i giorni, 10 volte al giorno per una settimana. Da, 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 do, ru, ra, ra, di, da, di, da, di, do. Mi sono soffermato in particolare sulla quarta aumentata, molto importante nella scala blues minore. Andiamo a vedere adesso la scala di settima, scala misolidia. La scala misolidia è un po' come una maggiore con la settima minore, dico questa blasfemità, perché mi aiuta un po' a ricordare il suono, a ricordare sia la diteggiatura in tutte le posizioni, sia il suono. Da, do, da, da, do, do, da. Fatto questo lavoro su scale maggiori, minori, settima, pentatoniche, blues minori per una settimana, tutti i giorni, 10 volte al giorno, per ogni scala, come vi ho fatto vedere, nella seconda settimana dovrete fare un lavoro leggermente diverso. Sulle stesse scale, ma dovrete intonare la prima nota della scala e le altre note, cantarle con la voce, intonarle con la voce senza lo strumento. Stessa cosa la faccio per la scala minore naturale, per la scala di settima misolidia, per la pentatonica minore eolica, per la blues minore. Ogni giorno, tutti i giorni per una settimana, 10 volte al giorno. Per quanto riguarda invece gli accordi, andiamo a vedere gli accordi fondamentali, cioè maggiori, minori, settima. Per un ear training a livello base, livello 1, è importante saper distinguere bene gli accordi maggiori, minori, settima.
andiamo a cantare, intonare gli accordi maggiori, minori, settimo. L'accordo maggiore, io vado a intonare sempre la nota che caratterizza l'accordo, ad esempio in questo caso la terza maggiore dell'accordo maggiore, da, dell'accordo minore, terza minore, da, settima, da, rivediamo, da, da, da. Anche questo esercizio è da fare tutti i giorni, 10 volte al giorno, ogni giorno, per non una settimana, ma 2-3 settimane. Successivamente andiamo a vedere delle progressioni di accordi semplici, sempre per l'ear training livello base, livello 1. Le progressioni che andiamo a vedere sono Sol, Mi minore, La minore, Re settima. Da, 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 da. 1, 3, 4, 5, Sol, Si minore, Do, Re settima. Da, 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 da. Primo grado, settimo grado di settima, terzo e sesto grado di settima, cioè Sol, Fa diesis settima, Si minore, Mi settima. Da, 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 da. In questo modo fate questo lavoro tutti i giorni, 10 volte al giorno, per 2-3 settimane. Successivamente, altra progressione di accordi. Sol, Si settima, Mi minore, Do, primo grado, terzo grado di settima, sesto grado, quarto grado. Da, di, do, di. Altra progressione. Primo grado, secondo grado minore, secondo grado di settima, quinto grado di settima, Sol, La minore, La settima, Re settima. Da, di, da, do. Abbiamo un giro molto conosciuto anche come finale blues. Sol, Sol settima, Do, Do minore, primo grado di settima, quarto grado minore. Da, 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 do. Se volete potete anche suonare il giro di accordi, ascoltarlo, molto importante, e poi intonarlo. È molto importante che il suono sia nella mano e nella testa, e quindi ascoltatelo se serve per poi intonarlo con la voce. Un altro giro importante che vi consiglio, Sol, Do, Sol, Re settima, primo quarto grado, primo quinto grado molto utilizzato. Potete anche utilizzare dei ritmi per cercare di capire e imparare queste cose qui, molto importanti. Riguardo il modo in cui potete imparare le scale delle varie diteggiature, su questo canale potete trovare un altro video dove è spiegato bene come imparare le scale delle varie diteggiature sullo strumento. Questo video va a completare il discorso con l'ear training di queste scale. Successivamente ci sono anche altri video che completano lo studio degli accordi sulla tastiera, perché ripeto, è sempre molto importante avere il suono nella mano e nella testa. Dopo questo andate a registrare tutte le scale, gli accordi, le progressioni di accordi di cui abbiamo parlato, e andate a riascoltare il file che avete registrato andando semplicemente a mettere il puntatore del file in un punto a caso. Ascoltate le note, le scale, le progressioni di accordi, gli accordi che ci sono, e cercate di capire che accordi sono. Autointerrogatevi su quelli che sono i suoni che avete imparato. Dopo aver fatto questo, iniziate a cercare delle melodie o delle canzoni con progressioni di accordi simili a quelle che avete studiato. Cercate delle canzoni dove ci sono melodie che hanno le scale che avete studiato. A questo proposito vi consiglio di cercare orecchio melodie come L'Inno alla Gioia, Owen Says Go Marching In, O Susanna, Black Knight, il riff iniziale, Black Knight in Deep Purple, il riff iniziale che è fatto su una scala di quelle che abbiamo visto, e tante altre melodie come Minuetto di Bach e melodie simili a queste. Riguardo invece le progressioni di accordi, potete cercare gli accordi di brani molto semplici di musica italiana come Il cielo in una stanza, La gatta di Gino Paoli, One degli U2, With or Without You sempre degli U2, Have You Ever Seen the Rain, Creedence Clearwater Revival, e tanti altri brani, Talking About Revolution di Tracy Chapman,
What's Up, Four of Blood, sono tutti brani che hanno sequenze di accordi molto simili a quelle che abbiamo studiato. Vi accorgerete anche nel tempo che se ascoltate un brano alla radio, senza avere lo strumento dietro, ascolterete, capirete quali sono gli accordi o la distanza degli accordi o su che tipo di scala stanno facendo quella determinata melodia. Questo vi semplificherà molto il lavoro quando andate a suonare. Se il suono sta nella testa e nella mano, questo è molto importante. Bene, questi miei consigli sugli air training livello 1, successivamente farò degli altri video con livello 2, livello 3 per parlare di altri, di tante altre scale, tanti altri accordi, tante altre sequenze che vanno imparate. Questo era quello che riguardava il livello 1, il livello base. Di questa e di altre cose ho parlato dei miei metodi, se vi interessano trovate il link nella descrizione del video. Se volete fare lezione con me online, in presenza, in English e Spagnol, potete contattarmi con i contatti che trovate nella descrizione del video. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per vedere queste e tante altre lezioni. E grazie a tutti, buona musica, buono studio. Ciao!